Ciao ragazzi, bentornati su Dialbotex Channel. Adesso dobbiamo fare, prima dobbiamo ricapitolare qualcosa e poi si può andare nel prossimo gioco. Allora, se uno si veste così, in questo modo come me, l'altra volta l'avete visto, indovinate su che gioco si sta per andare? Bravi, su Need for Speed Rivals per PS4, rigorosamente in carriera fuggitivo ragazzi, fuggitivo che è tutto un altro livello, e oggi andremo a provare la mia fantastica macchina McLaren, potenziata al massimo, andiamo a fare queste due gare in stile brado, diamo le botte a tutto, a chi ci pare, a chi è a destra e manca, senza problemi ragazzi, e ci vediamo dopo la gara. Diciamo che dobbiamo asfaltare un pochettino, quindi andiamo su Need for Speed, quindi Rival per PS4, ci vediamo dopo, fate i bradi come me, perché oggi si parte, dobbiamo essere bradi tutti quanti ragazzi, ciao alla prossima, ciao! Ciao ragazzi, benvenuti su Dialbotex Channel, anche oggi in compagnia di Need for Speed Rivals per PS4, correremo su una McLaren P1 preparata al massimo da me, dal presente brado. Quindi motore acceso e si parte con la gara ragazzi. Ciao, a dopo. Partiamo e spacchiamo tutto. Vinciamo senza, non ce ne frega un cazzo di niente, su. Bisogna vincere, sperando di riuscire nell'impresa ragazzi. Ci proveremo. Il vostro brado ci proverà. ragazzi, vedi come corre questa macchina, eh? È una bomba. Togliti. Sì, sì, ok. Mi prendi sicuro.com. Sfiorato. Incidente lì. Dopo questa curva c'è una mignotta ragazzi. Se volete mi fermo. si corre, dai cazzo. Con questa McLaren, su! È normale, a chi devi prendere, scusa? Oh, brado! Il canale senza padroni, iscrivetevi e non rompete i coglioni, ragazzi! Questo è il motto del canale! Dai, ne faremo due di gare perché una sarebbe poco, dai. Promesso. Poi nei prossimi giorni faremo anche su altre macchine. Molto brade, anche se questa è la più brada, credo. Si vince ragazzi. Si vince. Vai. Adesso dai. Ah, ecco un'altra gara. Giusto, giusto. Così faremo subito un'altra gara. Vediamo. Ok. Si parte sempre con la McLaren P1 ragazzi. E Sir Diablo. Altri 5 km di bondà per correre, per fare i bradi, la ottimo le strisce chiodate, no, no, mettitele in quel posto, nel culo le strisce chiodate. Eccoli, distrutto, gara finita ragazzi, si ritorna al garage. Ma adesso riusciamo per fare la seconda gara, dai.
Ci siete ragazzi? Ci siete? La gara brada? Mi sono distrutto lì contro la macchina della polizia. Questo gioco è anche molto bello per fare i bordelli, come avete visto. Vabbè, però adesso ripartiamo con la gara e vai. Con la targa Diablo. Ecco, subito si riparte a 2000 km orari, si vola. Si vola, si vai, vai. I fuggitivi lì. E levati dai coglioni. Saltiamo, saltiamo. No, no, no. Ma dove cazzo vado? Ma dove cazzo? Una volta che volevo prendere una scorciatoia. Eccola, eccolo là, perfetto. Macchina che si distrugge ma poi ritorna in pieno stile. Ma comunque non è detto che la gara è persa, ragazze. Proveremo a riprendere il tutto come è giusto che sia. O con le buone o con le cattive. Diamo un colpo di NOS giusto per guadagnarci la posizione. Niente, subito ripersa, vabbè. La posizione, non la gara. Vieni qui, fottuto stronzo che non si alza e strisce chiodate. Guarda, fammi stare zitto, pensiamo a fare la gara. Andiamo a riprendere sti coglioni qui. A tutte le unità, inseguo 1041 presso il Hold Drive. Probabile inseguimento codice 3. Adesso l'inseguimento del veicolo sospetto. Cercheremo di vincere. E abbiamo vinto. Vai a fare in culo, vai. Allora dai, troviamo un fuggitivo che facciamo anche una gara fuggitivo. No. Ok, catturato, non faremo niente. Sospetto codice 3 arrestato. No, invece la faremo un'altra gara. Intanto due gare le ho vinte. Come le ho vinte? E va bene così. Le ho vinte le gare, anche se ho sbattuto le ho vinte. E sto, la macchina l'avete vista, va bene. Oh, facciamo un'altra gara e poi chiudiamo con Need for Speed per oggi. Vai, prendiamo questa, mi ispira questa. Oh, voglio far la gara brada. Senza padroni. Allora, vediamo un po'. Comunque quel gioco è divertente, io ve lo consiglio di l'acquisto perché merita proprio ad alti livelli. Su PS4 ve lo consiglio, eh. Rigorosamente su PS4. Vai, facciamoci questi 7 km di gara. Vediamo un po', allora, spostati, 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 spostati. Pegri, non rompere che sono andato a sbattere nelle gare precedenti. Perché l'importante è vincere, poi come non importa. Però l'importante è fare la vittoria. Come nel calcio, anche con un autogol va bene. Meno male lì ho rallentato, se no ragazzi. Sai dove mi trovavo adesso? Lasciamo stare, dai.
Però il NOS finisce subito, dai. Uno vuole correre, vuole volare, vuole girare qui per andare a mignotte, però non mi piace premere il freno, ragazzi. Wow, wow. Si corre, si vince, ragazzi. Vogliamo correre un altro po', e dai, così vedete la macchina, dai. Così ve la faccio vedere, la macchina. Non pensate cose, che vi porto nei night. Con Sir Diablo qui. Diamo due colpetti di NOS e non solo. Alta velocità, ancora hai visto niente, ragazza mia. Spacchiamo tutto. Beh, tutto si è spaccato. Vabbè, ragazzi, dai, chiudiamo qui il gameplay di Need for Speed Rivals con questa McLaren P1. Ci vediamo nel prossimo gameplay con Need for Speed. Ciao dal vostro Brado e alla prossima. Ciao ragazzi, video gameplay di Need for Speed Rivals su PS4 con la McLaren P1 preparata al massimo. Per oggi finisce qui, ci vedremo prossimamente per altri video gameplay sempre su Need for Speed Rivals, sempre esclusivamente su PS4 che gira benissimo il gioco, non commento su altre, ok, quindi alla prossima, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima ragazzi, passo ai saluti come sempre, un ciao ad Alessandro Scrugli, ciao, e a Pegri il dormiglione, vabbè dai, diciamo che Pegri ogni tanto sta sveglio su, che gli farà piacere. E salutiamo un altro amico, Frangi, simpatico, Altair, Luigi e compagnia bella. Aspetto anche qualche ragazza lì sul mio canale, vi aspettiamo alla prossima, un saluto al vostro Diablo, ciao amici.